Ragazzi, ragazzi e fanciulle, ci siamo. Questo appuntamento settimanale a me piace un sacco. E il primo commento che leggo è: questo gioco non mi piace proprio. Porca miseria. Pessimo mood. La prima cosa che leggo. Distruttiva. No, no, in realtà è perfettamente comprensibile. È un po' come apprezzare i musical, nel senso che in realtà veder citare i musical dinanzi a questo progetto mi fa pensare quanto manchi davvero, ed è un gran peccato, quanto manchi davvero l'idea di aver fatto qui da un vero e proprio musical, qualcosa di speciale che potesse essere un investimento più serio da parte loro, no? Allora. Il volume del gioco dovreste sentirlo. Per questa live non sentiremo gli alert, ma solo come rara eccezione. C'è un work in progress. Grazie del supporto. Che bello avere queste dirette speciali. Ok, perché vedere tutti questi level up e sentirmi premiato per i punteggi alti che ottengo? Mi fa un effetto positivo. Non è giusto. Non è corretto. Non dovrebbe funzionare così. È soltanto un bieco sistema di gamification utile a farti sentire bravo e partecipe. Allora, che ne dite se ci gettiamo nella mischia e facciamo le cose per bene? Alzo un po' il volume. E questo nessun nome è il problema. Le statistiche non servono assolutamente a nulla, solo a morire più tardi, a quanto ho capito, il che ovviamente è superfluo quando si fanno bene i livelli. Faraless, Andrew Zon, Samura. Grazie, benvenuto o benvenuta. Last Word, grazie di tutto. E che dite? Efficienza! Efficienza, difficoltà sta facile. Evviva! Che bello! Cominciamo a giocare a facile. Yeah! Ok. Vediamo se mi ricordo i tasti. Oh, grazie, Giopasa! Il volume è corretto? Molto bella questa. Ho già per tutti eccellente. Da abbassare il gioco? Ok. Poi lo faccio. Che piacere essere qui.
Ho abbassato di 2,5 decibel. Non ho attivato gli oggetti. Legge. Bimbi, scivolato il ditino, letteralmente, ha fatto... Mi sono messo una cremina sulle mani prima, perché sto praticamente diventando una larva informe inumana. Mi sto seccando come un fiore non idratato al sole, e quindi ho finalmente provato a utilizzare qualcosa che salvasse la mia povera pelle dalla completa decomposizione. Questa sequenza di maratone è qualcosa che il corpo umano apprezza molto poco. E questo non lo accetto. Mi alzo un po' il volume io. Fight, ragazzi, vi adoro. Catena 9. Li ho presi quelli doppi. Sbagliato qualcosa di importante. Perso una doppia. Sono stato più che decente alla fine, in realtà. Vediamo, vediamo. Ci ha fregato quando mi sono non ho visto neanche l'errore. Thomas, grazie. Il volume ora è ok? Capito dov'è che sbaglio. In realtà questa è una delle canzoni, una delle melodie che mi offre più precisione istintiva del ritmo rispetto a quello che accade a schermo. Molto piacevole.
piaci. Ho visto. Ho voluto vedere il numero della combo. Che coglione. Non devi guardare il numero della combo quando sei così vicino a un monitor. Devi solo fare le cose bene. Poi semmai lo scopri alla fine. Sono troppo vicino, non posso distogliere lo sguardo. Se distolgo lo sguardo mi distraggo dallo schermo e questa è super ritmata. Scemo. Facciamo finta di niente. Questa è una di quelle più fighe e facili. Però dovrei aver fatto tutti quelli simultanei, eh? Thomas, grazie. Lud 170201. Welcome to the Covenant. Welcome back, scusa. Ok, 100%. È una di quelle che non comprendo, vero? È uno di quelli filmati che non capisco più. No, ok, no, ok. Wow. Figo. Però sto livello.
Porca... Porca miseria, ladra. Questa era... Blind tosta. Ok. Non male. Sora returned to Hollow Bastion, ah, giusto, where he learned the startling truth. He thought he had defeated Ansem, but that was actually an imposter. The real Ansem. Questa cosa la potete ripetere per tutti i capitoli della serie e andrebbe benissimo. Had an non importa quale. Apprentice named Xehanort, whose heartless called himself Ansem, Seeker of Darkness. And Xehanort's nobody, Xemnas, was the leader of Organization 13. The organization's aim was revealed. They planned to collect all the hearts released by the Keyblade to create another Kingdom Hearts, and they would harness it for their own gain. Realizing he was being used, Sora almost gave up the fight, but with the help of a mysterious stranger, he pulled through and continued onward. Non saltare più di 24 volte? Tranquillo. Perché dovrei saltare più del necessario? Mi piace un sacco come sta aumentando la difficoltà. È proprio bella questa. Faccio quasi sempre catene perfette. Mi preoccupano un po' sti salti, eh. Forse c'è una trappola. Mi sa che c'è una trappola. Mi sa che c'è una trappola. Mi sa che c'è una trappola. Non è che devi farli perfetti. È che devi rimanere in volo, vero? C'è la fregatura, vero? No. No, in realtà sì, è che ho fallito abbastanza. Ok, era carina questa però. Non era banale come pensavo. Non è semplicemente il... carina. Carina però. Sono arrivato giusto, ma perché alla fine ho preso delle botte.
ti inganna, facendoti occultare il nemico da Sora. Sei veramente un grande brain damage, grazie di 35 mesi, welcome back. Ok, ce l'abbiamo fatta, eh? Con 4-5 errori, ma ce l'abbiamo fatta. Drafnir, welcome back. Galluberto, benvenuto. Grazie dell'iscrizione e del supporto. È importante. Fega, grazie. La salita confonde un sacco. Fa morire che appaiono quelle casse in luoghi completamente inaspettati. Questa è un po' noiosa da giocare, speriamo di averla fatta bene.
Oh, ad aperto, grazie di cuore. Fantastico. Let's go. Dai. Fuck. 138 di catena, non me ne ero reso conto. Ok, allora vado in full focus. Scusate, ma ogni tanto bisogna andare in full focus. Inizio a usare la squadra di Days quando facciamo il livello 99. A me mi piace tantissimo distinguere la chiacchierata insieme il gioco da streaming con il full focus, no? Grazie, The Player! Del dono. Benvenuto a chi ha ricevuto la sub, sperando che la ritrovi in futuro. Mi piace come stai evolvendo il gameplay. Credo di aver perso un doppio. Penso di aver fatto una cazzata. Non mi ricordo l'obiettivo, ma se era quello di uccidere quelli multipli, mi sa che l'avevo fallito. Quindi. Draxen, welcome back! Oh, ho mancato il triangolo, ecco cos'era.
sto pensando a quanto è stato bello aver sconfitto i Data Battle. Che bello averlo fatto in diretta e non off screen come in Kingdom Hearts 2. Centoquarantasette di catena, Ellie Daruma, grazie di la tier 1, benvenuto, grazie del supporto, Jacopo Kun, welcome back. La peppina! Non cambio personaggi finché non ho fatto il livello 99 con questi. Per principio. Realizza una catena di almeno 121, difficoltà pippa. Ormai non mi fregano più le note, ho capito la hitbox. Peccato per il bene, potevo fare tutti eccellente. Fregate più, vi ho capito, Hitbox. Sono un hardcore gamer, eh? Ah, ok, bisogna rifarlo. Ho fatto tutti eccellente tranne un bene. Ho fatto tutti eccellente tranne un bene. Allora, questo me la segno. To ensure that Sora would make it to Organization 13's headquarters, Axel sacrificed himself. Roxas appeared within Sora and challenged him for the right to exist. But Roxas realized Sora's strength and disappeared.
At last, Sora, Riku, and I were... Cazzo, è stata troppo spontanea la risata, scusate. A me piace Kingdom Hearts. Cazzo, questa è uscita troppo da... Questa è stata la risata che è uscita dall'anima perché mi sono ricordato che per tipo due capitoli Sora insegue Kairi, la perde al finale di Kingdom Hearts 1, in quel finale strappalacrime, arrivi a fine Kingdom Hearts 2, la rivede e fa «Uè, bro! Ciao, girl!» Rico! Fratello mio! Cari, sì! Così, cioè, non la dimenticherò, la roba non la dimenticherò mai. Madonna, ragazzi. Kingdom Hearts loomed overhead, but Ansem the Wise managed to bring its completion to a halt. Sora, alongside Riku, faced the final battle with Xemnas, the last member of Organization 13. Vedete perché devo aprire TikTok? Qualcuno dovrebbe prendere questa clip e farci TikTok, ma non io. E non su un altro canale. Alistair, dai. Si scherza, 2 degree, ok? 2 degree. Per l'amor di Dio. Fichissimo! Ma scusate, difficoltà massima, non ci sono le note! Io non ho parole. Criminali. Eli, grazie. Benvenuto. We'll be right back.
Forse abbiamo fatto tutti eccellente. It is time for us to witness. Oh yeah! Tutto eccellente in una canzone avanzata difficile. Ah no, non era difficile. Vabbè. Let's go. Omeo Max, welcome back. Grazie. Ricompensa finite tutte, squadra 3. Ok. Oh no, i bersagli scivolano. Ok, io qua devo ricordarmi i tasti perché è tutto diverso, ragazzi. Ci vorrà un po'. Non mi ricordo più nulla. Non mi ricordo più nulla. Dovete darmi tempo. Non mi ricordo. Non mi ricordo qual era la direzione, come funzionava. Ora ci rientro. Ma non mi ricordo genuinamente i tasti. Ok. Ok. Mi ricordo. Come funzionava sta cosa? Come funzionava quando avevi... Devo ricordarmi proprio tanto qua. Ma come tutte? No! Ma come a first try? È la legge del completismo. Ho vinto. Xemnas was finally defeated. But after the battle, Sora and Riku found themselves trapped in the realm of darkness. Suddenly, a bottle washed up on shore. The message inside led them back to the realm of light. Coded. Sì. Fichissimo però, dai. Bellissimo, quindi c'è anche Coded. Sono contento. Sono bellissime le host di Coded. Mi sono sempre piaciute. Zuccheria immonda, grazie. Marco Zampi. Omeo Max. Vuoi fregarmi, è bastardo.
Ma ditemi, chat, posso fare... posso flexare? È normale? È banale? Nel senso, mi sento abbastanza squadrato giocando a questo titolo in blind per la prima volta. Guarda, è botta, bam. Andiamo. Quando è che diventa difficile? Quando è che diventa difficile? Oh no. Ora l'ho detto. Bella sta musica. A quando i commenti anche sotto questa serie in cui dicono che non sono blind? Oh yeah! It burns! Sono riuscito a fare dissing edginess chiadissima durante una combo completa di una canzone nuova a massima difficoltà. Wow! Sucate! Allora, bene, però ho fatto 15 bene. Ok. Guarda quel 100% come brilla. A strange entry was found in the journal that chronicled Sora's adventures. To investigate, the journal was converted to data, but it was full of bugs. Mickey called on Data Sora to help them restore the world inside the journal. As he restored the datascape, more and more strange messages kept appearing. Mickey and the others should have been watching from the other side of the screen. But somewhere along the way, Data Riku, the embodiment of the journal, had imported them into the datascape to help solve the mystery of the message. Maleficent and Pete were causing all sorts of trouble with their plan to take over the real world through the datascape. Data Sora drew power from the connections with his friends in his heart and used it to fight and forge a path forward. He defeated Sora's Heartless, the bug in the data that had corrupted the journal. That should have been the end of this journey, but Mickey received word that a door to a new world had appeared, and he once again entered the datascape. On the other side of the door was Castle Oblivion. Led by a figure in black, Data Sora repeatedly relived the pain residing in his heart.
If he kept holding on to that herd, he would be dragged down into the darkness. But Data Sora realized that his pain was what tied his memories together. He swore to the cloaked figure, Roxas, that he accepted the pain. The hurt of those connected to Sora remained dormant in his heart. And to help find a way to face and heal that pain, Naminé had left the mysterious journal entry. Their hurting will be mended when you return to end it. Mickey and Data Sora now knew the true meaning of those words. Data Sora thanked Naminé, and they said... Mi è tornato in mente di nuovo, quando sento questi riassunti e penso a Kingdom Hearts così compresso, mi è tornato in mente il cimitero. Indipendentemente dalle censure che venivano decise in sede di produzione storyboarding per evitare Cero o Disney, eccetera. Tutta quella scena bastava far sì che si risolvesse in Young Xehanort che trafiggeva da parte a parte con il Keyblade Riku, quindi semplicemente avere il Keyblade che trapassava il corpo senza sangue, senza niente, che era un attacco che non si era mai visto, che si poteva ricollegare al sacrificio di Sora in Kingdom Hearts 1, e poi dei raggi di oscurità fuoriuscenti da altre mani dei suoi colleghi, cloni e cuori, che trafiggevano gli altri, con il sacrificio di... Teraxeanort, scusate, sì. Con il sacrificio di Paperino. Avrebbe funzionato benissimo. Their goodbyes. Mickey wrote Sora a letter detailing the events that took place in the Datascape. You are who you are because of those people. They need you. And now the door to your next journey is ready to be opened. Cretino! Avevo le dita... Avevo il controller, come lo stavo tenendo? Stavo pensando a un'altra cosa! Ero in trance! Ok, contesto, no? Contesto. Sennò poi arrivano i commenti, quando sbagli cerchi scuse. Stavo pensando che sarebbe un'ottima idea far sì che queste piccole scene di analisi e istinto... No, che mi viene a chiacchierare con voi di un pensiero che mi sovviene durante la partita, potrebbero essere degli YouTube Shorts su Sotorim. Potrebbero essere degli YouTube Shorts. Cioè, potrei, al posto di fare le pillole live, che sono cose più complesse, le micro, no? Che sono le pasticchine, che sono i YouTube Shorts. E prendo magari l'esempio del cimitero o la battuta che faccio su Riku. Perché non sono cose pianificate, no? Sono cose che escono così e magari posso, per chi non segue intere live di un rhythm game, no? Quindi mi stavo distraendo, scusate.
Ops. Che scemo. Perso un secondo il ritmo. Ok. Mi diverte un botto giocare questo videogioco. Mi piace un sacco. Ma c'è un trofeo quando porto a livello 99 la squadra? C'è un trofeo, ragazzi. Siate molto chiari. Ok, c'è. Grazie. Perché altrimenti la cambiamo già adesso. Alle 23:30 Elden Ring. Comunque io mi diverto a giocare questo videogioco, ma avrebbero dovuto ispirarsi a Smash Brothers per i collezionabili. Secondo me sono mediocrissimi. È mediocricissimi o mediocris? Ho sbagliato il ritmo perché stavo cercando di leggere la chat con il mediocre. Perché faccio domande così in momenti dove non posso distogliere lo sguardo? Mediocrissimi, giusto allora, ok. Ah, bisogna ripetere, vabbè. No, sicuramente non ha un superlativo assoluto, ma io sono abbastanza testina nel creare neologismi quando mi viene comodo. Credo che cambierò. Però mi piace sempre imparare, quindi. Bravo Mike, pure tutti eccellenti. Let's go!
No, come mancato? Sono stato perfetto! Ma porca miseria, sono stato perfetto! Però è stata la prima canzone... La seconda canzone di tutto il gioco, o la terza al massimo, che mi ha fatto male alle dita, questa. Guardate, guardate le mie eccellenti skill distrutte da quella... Ok. Master Ericus's three apprentices affirmed their bonds of friendship as they prepared for the Mark of Mastery exam. Mamma mia, Giandu, è vero, but grazie. But Aqua was the only one to pass the exam and become a Keyblade Master. Manca poco a essere pari con la community. No time for disappointment. The three immediately received word 23:30, that creatures called the Unversed had emerged to threaten the World of Light, and Master Xehanort had gone missing. Both Terra and Aqua were tasked with bringing the situation under control. Meanwhile, a masked boy left Ventus with a distressing thought. Terra resisted the call of darkness as he sought out Xehanort and the Unversed. Ventus chased after him, and Aqua carried out orders to monitor Terra. Everything was going perfectly according to Master Xehanort's plan. Chiaro, no? Il nostro finale di live è perfetto. Inizio BBS, inizio DDD. Servlet, grazie, welcome back. Let Necessaire, welcome back anche a te. Baines, Gasba, Mastrodome, Vidrea. Spero che non ci fosse non usare gli oggetti perché non l'ho visto. Fatto bene perché ho provato a usare un altro dito. Ho provato a usare un altro dito perché mi sta facendo male l'indice adesso. È vero, basta vedere il... Ok. Ah! No! Non potevo tenere il salto attivo. No, stavo leggendo la chat per vedere la reazione. Vabbè, l'importante è che abbiamo fatto quelli simultanei, dai. È molto tenera questa host, è vero. Finalmente possiamo uccidere tutti questi Dandelion. Massacrali, Sora, Pippo! Scoppiali tutti! C'era un mostro invisibile sotto. Ma ti mettono anche quelli che appaiono all'ultimo da grigi sotto. Bastardi. Ah, ok. Siamo decisamente arrivati alla fine dell'episodio. Ah, le mie dita. Finger.
Scommettiamo che non ci sono 135 nemici. Di coppia, mannaggia. Tosta questa, eh? Questa è abbastanza cattiva, Blind. Con l'indicino che fa male, poi... Però divertente, mi piacciono queste combo che devi andare a istinto più che a vista. In cui devi andare. Era ovvio. A minchia! Senza usare oggetti. Master Yen Sid knew that Sora and Riku still had a lot to learn before they could stop Master Xehanort, so he prompted them to take the Mark of Mastery exam. The exam required the two to dive into sleeping worlds and reawaken them by unlocking their keyholes. But an unfortunate encounter caused Sora and Riku to be flung into different worlds. Fighting alongside benevolent dream eaters, or spirits, they carried on. Suddenly, a boy in a black coat appeared. Eccolo lì, il plot device. It's him! Perché dovrebbe convenire finire una parte e poi l'altra? Non credo ci sia nessuna correlazione. Thank you.
Ho il dito stanco. Aia. È troppo veloce adesso. Non posso più spammarlo come prima. Dobbiamo resistere fino al 45%. Ci interessa solo il 45%, ragazzi. Non posso chiedere di più alle mie dita adesso. Ah, che male. Eh no, se alterno perdo il ritmo mentale, no? Spero di averne preso abbastanza, però. Oh, Madonna santissima! Oh, porca miseria! Ma va! Tu? Freaky Gore, grazie e benvenuto. Grazie di cuore a tutti. Ok. Ce la siamo proprio cavata bene oggi. Quello che potrei fare è... elaborazione. Aha! Usa i cristalli? In che senso usa i cristalli? Nelle elaborazioni, come?
Ah, quando stai per elaborare qualcosa a sinistra puoi usare cristalli. Ah! Ma porca. Ma porca miseria. Che pollo. Ok, ho capito. Vabbè, avremo modo. Ok, ragazzi. Allora, ci vediamo alle 23:30. Spero di rivedervi stasera per proseguire Elden Ring, in cui chiuderemo un capitolo. E vi mando, se vi fa piacere, cenare con Twitch aperto, da Prejazz. Buona serata a tutti, grazie di cuore. Che periodo pazzo. A presto, fellow gamers, e alla prossima. Ciao ragazzi, fight!